Ciao, eccomi di nuovo con un'altra ricetta. Stasera vi propongo i bomboloni. Per preparare i bomboloni, gli ingredienti sono questi. Occorreranno 1 kg di farina, 100 g di zucchero, 100 g di burro ammorbidito, 2 panetti di lievito fresco da 25 g ciascuno, un pizzico di sale, due bustine di vanillina, ma in alternativa potete mettere la scorza grattugiata di un limone e 500 ml di latte e 4 uova. Cominciamo a prepararli. Prendo un contenitore capiente dove all'interno andrò a mettere Nuovo 4 uova. come 4 Dopo aver messo le 4 uova, le andrò un po' a lavorare e metterò lo zucchero, il burro ammorbidito, un pizzico di sale, una bustina di lievito. le due bustine di vanillina. Parte del latte. Quanto latte ci metti? Vado a lavorare un po' il composto e nel frattempo metterò i due panetti di lievito nel rimanente latte, possibilmente tiepido, così faciliterà la lievitazione. Poi lo vado ad aggiungere al composto e comincio a lavorare ben bene tutti gli ingredienti fin quando non si sarà sciolto ben bene anche il burro. Ho amalgamato tutti gli ingredienti e l'impasto deve risultare morbido, ma se vedete che risulta troppo appiccicoso, aggiungete un po' di farina. Arrivati a questo punto, lo dobbiamo far lievitare per un'ora, un'ora e mezzo. Deve raddoppiare di volume. Adesso andrò a preparare la crema pasticcera. Per la crema pasticcera occorreranno 500 ml di latte, due tuorli, 3 cucchiai di Farina. farina, 4 cucchiai di zucchero e una bustina di vanillina, altrimenti No, è senza scorza grattugiata vanillina. di limone. I due tuorli, mai 2 uova e basta? Dopodiché metteremo i 4 cucchiai di zucchero, praticamente 2 cucchiai di zucchero per tuorlo. Certo, metti la vaniglina. Lorenzo nel frattempo mette la vaniglina. Mi raccomando, non la far cadere, eh. Vai, oh, bravissimo, bacino, troppo bravo. Appena sfumati i tuorli con lo zucchero, andiamo ad aggiungere un po' di latte e la farina in modo graduale, cercando di non formare grumi. Aggiungiamo un altro po' di latte fino ad ottenere un composto abbastanza liquido.
Nel frattempo andrò a mettere il latte rimanente in un pentolino e lo porterò quasi ad ebollizione fino ad aggiungere poi questo composto. Ho messo il latte a scaldare. Appena il latte è caldo, mettiamo il composto. Faccio riscaldare il latte prima, così almeno una volta messo il composto non dobbiamo stare a girare a lungo la crema, che starà ad addensarsi quasi subito. Dopo qualche minuto la crema pasticcera si sarà addensata. La mettiamo in un contenitore e la facciamo freddare. L'impasto è giunto a lievitazione, ha raddoppiato il suo volume e quindi è pronto. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e rovesciamolo. Per la ciambella prenderò un pezzetto di impasto della dimensione di un cucchiaio, lo andrò ad allargare così a forma circolare, dopodiché farò un buco al centro. Un po' di farina perché l'impasto è morbido e appiccicoso e così le nostre ciambelle, i nostri bomboloni saranno belli soffici. Per il bombolone prendo la stessa quantità di impasto, gli do una forma circolare e poi dopo lo faremo lievitare ancora. Ho portato l'olio ad una temperatura di circa 180 gradi, lo tengo a fuoco medio e vado a friggere le ciambelle. Che buone! Prima da una parte, lascio che gonfino un po'. Quando si sono imbrunite leggermente le vado a girare perché non voglio che mi diventino troppo scure, perché sennò poi dopo saprebbero di bruciato. Quindi aspetto che si imbruniscano leggermente anche dall'altra parte e poi le tiro su e le metto nella carta assorbente. Una precisazione per quanto riguarda la frittura del bombolone che poi andremo a pienare con la crema pasticcera. Abbiamo fatto una pallina, questa pallina poi va leggermente schiacciata e va fatto rilievitare nuovamente, quindi assumendo questa forma qui. Dopodiché lo possiamo friggere. Ho passato le ciambelle nello zucchero semolato. Eccole qui, e adesso andrò a riempire di crema i bomboloni. Eccoci. Dopo averlo pienato di crema, lo passo nello zucchero semolato. Le ciambelle e i bomboloni alla crema pasticcera sono pronti. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Un abbraccio a tutti e alla prossima!